pantalone. Imi come una persona estremamente talentuosa che ha avuto la fortuna e la sfortuna di avere delle fortissime basi teoriche e marziali e delle fortissime basi realistiche di combattimento. Combattimento reale, tanti giorni. Uno contro uno, due contro uno, gruppo contro gruppo. Disarmato e armato. Com'è che noi abbiamo però da questo talento un metodo? E qua viene in campo Eyal. Anche questa è una mia ipotesi. Fate dire in italiano Eyal. L'italiano ancora non lo parlo. Qualche parola. Che cosa ha fatto secondo me? Lui ha vissuto, io ho ricostruito alcune cose dei suoi racconti. Lui da quando aveva 15 anni, forse anche un po' prima, che fa Kramaga. Dopo un certo tot è stato portato nella palestra di Imi e ha iniziato a fare con lui. Dopo un certo tot ancora è entrato, diciamo, in confidenza e c'era questo rapporto tipo vecchio nonno, per cui Eyal quando aveva tempo andava a casa sua e parlavano di Kramaga. Parlavano. Per cui in qualche modo quello che Imi faceva istintivamente Eyal ha cominciato a decodificarlo. Che cos'è che ha fatto Eyal? Tra l'altro non è un caso secondo me che lui come studi, come percorso di studi sia ingegnere elettronico, se ricordo bene. Ha decodificato e ha trovato quelle che erano le costanti, le relazioni e le correlazioni tra le varie parti del sistema e ha cominciato insieme a Imi a collegarle. È quello che abbiamo fatto oggi a lezione, se avete visto. Abbiamo visto una tecnica e abbiamo visto come questa tecnica, questo movimento, poi lo potessimo sfruttare con minimi adattamenti, qualche volta anche quasi nessuno, su un'altra tecnica. Il tutto partendo da elementi, movimenti naturali, riflessi. Perché è importante? Perché, ragazzi, io ho visto dei video, dicete fa, perché questo è un movimento naturale, perché questo è un movimento naturale, ma non ci facciamo su una tecnica. Il problema è se il movimento naturale, noi abbiamo una situazione di stress, quindi è un riflesso naturale, perché questo genera reazione, su questo noi componiamo le tecniche, queste tecniche le adattiamo a elementi similari dello stesso campo e trasversalmente ad elementi che hanno delle similitudini anche in ambiti diversi, ma ancora non ci siamo. Vi ho parlato di Imi, come è nato. Vi ho parlato di IA, come è stato estratto il codice sorgente del Kramaga. E la prossima cosa di cui vi parlerò sarà come il Kramaga è diventato un vero sistema moderno. L'ultima parte, dopo la sudata finale.